Ciao Mapi! Ma buongiorno signor Federico! Come stai? Molto bene, grazie. Tutto bene, oggi abbiamo una grande puntata di DAZN Talks. Serie B, parla di serie B perché vedete tutto il verde alle nostre spalle. Con un grande ospite, anche perché in questo momento se c'è una squadra che sta sorprendendo tanto è il Frosinone, lui protagonista assoluto del Frosinone. Appena giocato contro la sua ex squadra, quindi c'è un sacco di sentimenti anche da snocciolare. Di chi stiamo parlando? Giuseppe Caso è con che noi è oggi. È già con noi, allora ciao Giuseppe. Tutti, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie, bene, bene. Io parto subito da chiederti però un po' le emozioni quindi di questo ritorno anche a Cosenza. Tu hai un grande rapporto e poi ovviamente delle emozioni di questo momento del Frosinone, siete in testa alla classifica. Sì, sì, a Cosenza... sono tornato, mi ha fatto molto piacere, soprattutto dell'accoglienza che ho ricevuto e di questo ne sono grato a tutto il popolo cosentino. E invece di quello che sto vivendo qui a Frosinone, per ora sono grandi cose, però sappiamo che c'è da lavorare tanto e continuare così. Assolutamente, anche perché l'inizio della stagione è stato importante e ti trovi in una squadra dove sicuramente la scelta di rimanere in Serie B per continuare a crescere è dovuta anche alla voglia davvero di tentare poi in un futuro il salto, no? Noi inizialmente siamo partiti con, diciamo, quei presupposti di creare una squadra, un'identità, perché siamo tanti giovani, tanti ragazzi nuovi e quindi c'è da amalgamare il gruppo e crescere sia a livello di squadra che individuale, quindi il nostro primo obiettivo poi è quello. Poi ovviamente la stagione è partita alla grande, però sappiamo che le squadre che ci sono da affrontare sono tutte forti e dure da affrontare, quindi sappiamo che è lunga, però speriamo di continuare così. Però prima di lasciare spazio alle tante domande che stanno già arrivando, io volevo fartene un'altra un po' sul vostro momento e soprattutto sulle aspettative, perché all'inizio di questa stagione di Serie B si è detto è una delle Serie B più intriganti degli ultimi anni, più equilibrata, ma si facevano tanti nomi, Genoa, ovviamente il Cagliari, il Parma, il Bari, il Palermo, quasi non si citava il Frosinone. Allora io ti chiedo se voi dentro lo spogliatoio siete sorpresi di essere lì a questo punto della stagione o se è stato molto un far parlare gli altri, ma ne eravate già convinti prima dell'inizio? No, le convinzioni ovviamente te le crei domenica dopo domenica, partita dopo partita, sono lì che ti crei le convinzioni, dalle prestazioni che fai. Ovviamente noi inizio anno, come hai detto tu, c'era Genoa, Parma, ci sono, no? Cagliari, che sono squadre davvero forti, costruite per ammazzare il campionato, però noi stiamo lavorando bene, però come ho detto prima pensiamo a crescere prima come squadra, che siamo tanti giovani, tanti ragazzi, tanti nuovi e quindi dobbiamo pensare solo a lavorare e poi i risultati li vedremo più avanti. Anche perché, scusa se entro un attimo a gamba tesa, però avete in panchina qualcuno che di gruppo, di coesione, di gioco di squadra ha veramente costruito una carriera, no? Com'è mister Grosso? Sì, sì, infatti il mister lavora molto su questo, che alla fine lo vediamo anche durante le partite, siamo tutti partecipi dal primo all'ultimo, tutti danno una grande mano alla squadra, il mister crede molto in questo e ci crede davvero, noi l'abbiamo notato. E infatti ci sentiamo tutti molto, sentiamo molto dentro la squadra. Uniti. Una parola che usi molto sui social, perché abbiamo spulciato anche quelli, è insieme. Quindi ogni volta prima delle partite e dopo è una parola che ti... vedo che la usi molto, probabilmente perché ci tenete particolarmente, come ce lo stai dicendo tu adesso, alla questione del gruppo. Esatto, esatto, che è la cosa fondamentale. Per lavorare bene, sereni, tranquilli, la cosa fondamentale è il gruppo, quindi è fare tutto insieme. Nessuno individualismo e lavorare tutti l'uno per l'altro. Bene, vamos con le domande? Sì, ma io ne avevo un'altra prima. Dai, falla tu. Hai dato un gancio incredibile su Grosso. Ma gioca mai in partitella, in allenamento con voi? Qualche torello, qualche possesso, però partitella per ora no. No, quindi non dici siamo tanti, siamo gioco tanti. Con un campione del mondo, non ti capita mai, cioè, ma esatto. Assurda sta cosa, no? Ditegli di giocare anche lui, no? Ogni tanto loro glielo chiederemo. No, ma com'è il rapporto con voi? Cioè, al di là del, ovviamente, il rispetto dei ruoli, però a livello umano com'è con voi ragazzi? No, crede molto nei ragazzi, nel confrontarsi con noi, nelle esigenze che abbiamo e è molto... parla molto con noi e noi di questo siamo molto contenti.
Beh, ci credo. Andiamo con le domande allora. Partiamo subito da Vincenzo che ti chiede così, domande facile facile, torneresti al Cosenza? Adesso no, perché sono qui, penso solo a star qui a Frosinone e poi in futuro non si sa mai, quindi... Ma... E proprio legata a questo invece ti domanda Giuseppe come te, perché hai scelto Frosinone? Cioè cosa che ti ha colpito del progetto? Ho scelto Frosinone perché innanzitutto la società ha fatto un investimento importante, quindi quando trovi davanti una società che investe su di te è sempre un enorme piacere, porti sempre grande rispetto. Poi nel modo in cui crede in me la società, il direttore, il mister, che me l'avevano fatto già capire durante le trattative, quindi quello è stato sicuramente per me importante, sentire la loro fiducia, poi di persone così, e ho scelto Frosinone. Save Gamer ti chiede come sei diventato calciatore, perché poi sappiamo che ci sono tutta una serie di storie straordinarie, a volte di intrecci, di sliding door. La tua com'è stata? Ero piccolo, avevo 4-5 anni e davo sempre calcio al pallone, allora i miei genitori hanno deciso di provare a iscrivermi alla scuola calcio e da lì volevo andare al campo tutti i giorni e allora da lì è cominciato la storia. E c'è stato anche lo zampino di papà Bernardeschi, vero? Sì, quando giocavo nel Canaletto, nella scuola calcio, durante una partita Canaletto-Fiorentina, io siccome vivo alla Spezia, lui è di Carrara e faceva l'osservatore per la Fiorentina, durante una partita in quei tornei mi ha visionato e mi ha segnalato la Fiorentina e da lì è cominciato il mio percorso a Firenze nel giovanile. Oggi hai ancora un buon rapporto con lui, con ovviamente Federico, non vi sentite più? No, quando ero a Firenze col papà di Bernardeschi, ci beccavamo nelle feste di Natale, così avevamo un buon rapporto, facevamo due chiacchiere, però adesso è un po' che non lo sento. Beh, anche un po' difficile magari a livello geografico riuscire a combinarsi. Restando sul nome Federico, mi viene in mente invece Chiesa, con cui hai condiviso la primavera. Con lui invece sei rimasto in rapporto, siete ancora amici? Sì, andiamo in vacanza nella stessa località, Forte dei Marmi, che è vicino Spezia. Lui è in vacanza lì, quindi in estate ogni tanto lo becco, ci facciamo due chiacchiere, ricordiamo i tempi della primavera, dove siamo stati. Padel ancora no, perché siete ancora giovani, vero? I calciatori un po' più grandi giocano a padel, o yes. Piace anche a te? No, mi piace, ma non lo gioco. No, ma guarda che prende anche i ragazzi. Mi piace guardarlo. Ti piace guardarlo, non giocarci. Tornando sul tuo spogliatoio, Emanuele Nicolò chiede compagno di squadra più simpatico, se ne hai uno in particolare. Sono tutti simpatici, ovviamente Turati è il più simpatico. Ovviamente, perché ovviamente? Dici qualche aneddoto, qualche cosa sfizzosa? No, ovviamente. Nei festeggiamenti sotto la curva è lui che ci trascina, quindi è sicuramente un punto di riferimento per noi ed è anche molto simpatico, quindi Stefano è... Ma devo spiegare per simpatia a Stefano. E invece mi hanno detto, così un uccellino, che tu giochi spesso perché sei un estimatore del calcio, quindi non solo di quello che giochi tu, ma ti piace proprio seguire la Premier, eccetera, anche di quiz calcistici. Sì, ogni tanto facciamo questi giochi, sai, nei ritiri, quando il viaggio è lungo, queste cose qua, facciamo questi giochi insieme ai nostri compagni, ai miei compagni, quindi... Quindi c'è qualcuno che fa le domande e tu insieme a qualcun altro che rispondo. Esatto. Ok. Soprattutto io e Mazzitelli, sì. Tu e Mazzitelli siete Luca. Quelli più preparati? Esatto. Emanuele, no, abbiamo detto prima, l'altra cosa che volevo chiederti invece di Fabio Dodaro, qual è stato il momento più emozionante della tua carriera finora? Se ne hai uno che ti rimane impresso in particolare? C'ho tanti... Il mio percorso è cominciato... Ero alla Fiorentina, sono arrivato alla Fiorentina, avevo 9 anni. Arrivarci fino a 20 è stato un percorso importante. Poi, ovviamente, l'esordio in Serie A contro la Juventus, contro Cristiano Ronaldo. Lì è stato il mio esordio in Serie A, quello è sicuramente un momento importante della mia carriera. E sì, come se devo ricordarne uno, ti dico l'esordio in Serie A. Senti, e forse ti ha toccato, ti ha colpito, comunque ti rimarrà impresso perché è recentissimo, sei tornato a Cosenza nell'ultima sfida e c'è stata l'ovazione per te, vuol dire che hai lasciato qualcosa in quella piazza. Sì, in quella piazza è stato un anno intenso, molto intenso, complicato, che però...
ci ha dato all'ultimo, ci ha dato una grande soddisfazione, sia a livello di squadra che abbiamo ottenuto la salvezza, e poi a livello personale, che comunque subito dopo la finale playout conquistata, per me è arrivata la convocazione allo stage in nazionale, quindi quella giornata è stata molto, molto importante. Io ritornerei invece su quell'esordio lì, perché poi io sono sempre curioso. Un ragazzo che esordisce tra l'altro contro la Juve, contro Cristiano Ronaldo, ma cosa ti passa per la testa quando sei lì di fianco al quarto uomo che ha la lavagnetta in mano e dici ok, adesso entro in campo? A dirti la verità, lì per lì pensi subito a giocare, a mettere il massimo. Poi dopo che è finita la partita, ti guardi indietro e dici è un'emozione forte Cioè, il comunque. brividino ti viene dopo, Esatto, forse? però dopo, a me Ma sì, poi proprio dopo. immagino, no, il numero di messaggi alla fine della partita nell'ordine delle centinaia Sì, sul i telefono, cioè. complimenti, tutte le persone che ti vogliono bene, che erano contente per te, e comunque è una soddisfazione, sì. Senti, tra le tue caratteristiche ci sono esplosività, spinta, a livello proprio di dinamismo fisico sei uno che su questo punta molto. Che margini di crescita hai secondo te? No, secondo me c'ho ancora margine di miglioramento, il mister me lo ripete tutti i giorni e lavoriamo su quello, sulle cose che ci sono da migliorare. Il mister crede molto nel mio miglioramento e quindi lavoriamo tanto su questo. Tornando sul campionato, Giuseppe, abbiamo detto prima, è un campionato molto equilibrato. Io ti chiedo in maniera proprio tranciante, se ne dovessi togliere una, cioè quella che temi di più per questa lotta per la promozione, ne hai una in particolare che magari ti ha anche impressionato, che vorresti togliere da questa corsa? Come abbiamo detto prima, le squadre sono tante, davvero. Genoa, Cagliari, Parma, tantissime squadre forti, davvero. Però se dobbiamo dirne una, ovviamente diciamo il Genoa. Che forse in questo momento è quella un po' più completa, almeno l'impressione da fuori è questa. Eh sì, di una squadra che sicuramente, a parte che tu conosci l'ambiente perché comunque ci hai giocato e hai debuttato in Serie A proprio con quella maglia. E per quanto riguarda la vostra sensazione proprio di spogliatoio, l'avversario finora che avete incontrato che ti ha impressionato di più? Ovviamente il Parma è una grande squadra. Lì abbiamo perso. Però si è visto che è una squadra che sta crescendo, che è forte, come tutte le altre, vi dico la verità, tutte le partite che abbiamo giocato non ce n'è stata una dove non siamo usciti, sono tutte partite difficili, davvero, Non ci sono complicatissime. passeggiate, come si suol dire, dai. Esatto, non c'è neanche una partita semplice. Domanda a bruciapelo, ci arriva sempre dai social, potete continuare a fare le vostre domande a caso? E vabbè. No, vabbè. Vabbè, era Sono da fare, dai, vietati i un gioco era giochi da di fare. parole Uno, oggi. Sono solo. vietati. Ci domandano chi era il tuo idolo, chi è il tuo idolo? No, come giocatore Tevez mi è sempre piaciuto come giocatore per la duttilità che aveva sia da seconda punta che esterno, che più o Ci meno è rivedi un po', no, in questo? nel ruolo che sono i modi di giocare che ho io e sono quelli che aveva lui. Quindi mi sono sempre ispirato a lui come tipo di gioco. Che non è un brutto modello. Beh no, beh no, beh no, assolutamente. E invece extra calcio, tu hai qualche passione, cose che ti piace fare? So della Guarda, play, so della play. sì, gioco alla Play, Però la però play non vale, dai. la play non Un po'. vale. Per dire la verità non ho, il mio hobby è guardo il calcio. Quando sono a casa metto la TV e metto il calcio, E metto se da dovessi zero. fare, facciamo finta che fai un salto tra 20 anni, 30 anni, ti vedi in una carriera eventualmente da allenatore? Una cosa che ti piacerebbe? Per come ti piace studiare il calcio? Allenatore non lo so, però sicuramente rimanere nel calcio perché, Nell'ambiente. esatto, rimanere nell'ambiente secondo me spero sia quello il mio futuro tra tanti anni. Tanti, tanti anni. Sì, infatti Tanti. adesso non vogliamo anticipare una No, carriera che no. ne manca Manca tanti, ne tantissimo, manca manca tantissimo. tantissimi. E, Giuseppe, io invece ho un'altra curiosità. L'anno scorso noi abbiamo fatto una bella intervista con Verde e gli avevamo fatto fare una promessa nel momento in cui avesse segnato un gol, cosa che poi si è verificata, di fare qualcosa, un'esultanza o come si Dedicata dice? solo a noi di DAZN Sì, Talks. esatto. Te la senti di fare questa cosa anche te? Prossimo gol col Frosinone? Cioè, una cosa che potresti fare, che ti viene in mente da fare in campo, fuori dal campo?
Poi ci penso e poi Bravo, vediamo. pensaci, poi noi a fine intervista te lo ricordiamo e se Esatto. non viene in mente a te, te lo diciamo noi cosa fare. Sì, Ci vabbè, va? Ti diventa. fidi? No, io. Ci iniziamo a fregare le mani, vediamo che risultati Vabbè, possiamo però l'anno proporre. scorso va portato molto bene, È quindi. vero, è vero, è vero. Mentre invece a livello di gol, tu ti sei messo un obiettivo quest'anno numerico? No, non sono. No, non mi metto obiettivi numerici. Penso solo. Sembrano frasi fatte, ma alla fine la verità, quello che conta è vincere e giocare per la squadra. Poi se arrivano anche obiettivi numerici è tutto di guadagnato, però il primo obiettivo è quello di pensare a vincere. Anche perché di fatto voglio dire, più ci pensi e meno ti vengono le cose, no? Immagino. Sì, esatto. Tu sei nato a Torre Annunziata, giusto? Sì. Come immobile, come sposo. La mia domanda è: ma cosa mangiate a Torre Annunziata? Ma perché uscite tutti da lì? Cioè, ma cosa succede? C'è l'aria? Cosa c'è? Qual è il segreto di Torre Annunziata? Primo segreto di sicuro è la passione per il calcio, perché lì sin da quando sei piccolo c'è il Savoia che è padrona della città, che è la squadra della città, e quindi il calcio è al centro di tutto. Poi il calcio lì è veramente è una passione forte, e quindi cresciamo con questa passione. Oh, perché poi sai, oggi si dice tanto, no? I ragazzi di oggi non giocano più come una È vero, volta, è vero. passano. Ma in realtà non è vero. Cioè, ci sono delle zone d'Italia, soprattutto, dove ce lo confermi, no? Giuseppe, si gioca Sì, tanto in strada anche ancora, cioè, ci si diverte sì. proprio col pallone. Esatto, sì. Ci sono Bello, ancora. bello. Questi ricordi che poi uno se li porta dentro e sono la cosa più bella. Senti, e invece, proprio legato alla città di Frosinone, cos'è che ti è piaciuto o ti piace scoprire della città, se dal punto di vista gastronomico, piuttosto che qualche posto che hai già visitato lì a Frosinone? Sì, no, qui si sta molto bene, si sta benissimo, e soprattutto quando vuoi mangiare bene vai a Frosinone Alta, ci sono vari ristorantini. Bene, bene, noi iniziamo a prendere nota. Esatto, quando passate di qua a Frosinone Alta ci sono veramente E tanti. cos'è di tipico? Perché io non sono mai stata a Frosinone, non la conosco. Cosa c'è di tipico? Occhio che adesso lo Attenzione, mettiamo in difficoltà. attenzione. Carne, No. pesce, primi, Sì, no? la carne ovviamente più del pesce, quindi la carne mi piace. La carne qua è buona, non è come Spezia, che vivendo alla Spezia mangi di più il pesce, quindi Certo. qui a Frosinone mangiamo un po' di più la carne. Ma tu sei uno abile ai fornelli, io non te ne può fregare di meno. Sono anche i fini fini, che è la pasta, diciamo. Ah, te l'hanno suggerito, abbiamo visto che è arrivato un suggerimento. No, Dì la verità, dì la verità. Sono da solo. Cosa sono i fini fini? È un tipo di pasta locale. Ok. Straordinario. I Quindi quando verremo a fini fini, Frosinone i fini fini di mangeremo. Frosinone, fantastico. Esatto. Tornando sul tema calcio, la domanda più scontata penso in qualunque tipo di intervista ormai, soprattutto di oggi, ma il fantacalcio lo fai? Non te ne frega niente? Non sono mai stato un appassionato del fantacalcio, però insieme alla squadra lo facciamo, e quindi lo Due faccio. risate, Ecco, fa risate che ha fatto. esatto, per O c'è esatto. qualcuno che la prende proprio sul. No, no, No. no, è tanto per prenderci in giro su gruppi WhatsApp, quindi per fare gruppo, e allora l'ho fatto. Ci sta. Ti dico solo invece che noi facciamo addirittura il Fanta B in redazione, Sì. quindi C'è bella fantacalcio di Serie preparazione B. seria, Infatti, preparazione seria. Marco Russo subito mi ha detto: mi raccomando, digli che deve fare gol, che ce l'ho al fantacalcio. Come se poi uno che te lo dice, voglio dire, Marco Russo. bastasse quello, tu dici chiedimelo tutti i giorni che io produco e sforno gol. Senti, invece in famiglia come sei messo? Amici, parenti, fratelli, sorelle, raccontaci un po' di te. Sì, ho mia madre, mio padre e una sorellina più piccola, Che ti segue, sarà tifosissima. che mi segue. Sì, sono tutti tifosi. Poi i miei nonni, i miei zii sono tutti tifosi, i cugini. Sono una famiglia molto unita, e di questo sono contentissimo. Mi Siccome seguono c'era. sempre. Scusami, non ti volevo interrompere. No, siamo una famiglia molto unita e mi seguono sempre come io seguo loro, e di questo sono È contentissimo. una bella forza avere alle spalle la famiglia che ti spinge. Siccome qualcuno sui social ovviamente chiede anche la maglietta, perché la prossima gara la giocate contro il Perugia, e prima nel dietro le quinte tu ci dicevi, vabbè. Perché voi dei calciatori, raccontaci un po' anche questo retroscena, cioè la maglietta ve la chiedono tutti da sempre, cioè tutti i giorni?
Sì, esatto, sì, tutti i giorni, se apri qualsiasi tipo di social c'è qualcuno che ti chiede la maglia. Ovviamente cerchi di accontentare tutti in un modo o in un altro, ovviamente non è facile, però cerchiamo sempre di accontentare tutti. E ti hanno mai colpito? A chi non arriva non è assolutamente perché non ho visto un messaggio o una dimenticanza, ma non è assolutamente Vabbè, ma accontentare tutti credo che sia oltre i limiti dell'impossibile. Esatto, esatto. Oggi oggettivamente col seguito, con i social, con la passione, con i mezzi di comunicazione diventa... No, ma infatti ti volevo chiedere se ti è mai capitato che allo stadio vedessi uno striscione o una richiesta particolarmente simpatica che hai detto no, loro non possono andare alla maglia perché sono stati infatti più l'altra volta mi è capitato di vedere dopo la partita uno striscione fatto su di me. E lì per lì non sono riuscito a, non avendolo visto, non sono riuscito a dargli la maglia. La prossima volta che tornerò qui e lo rivedrò e cercherò di rivedere il solito cartellone. E cosa c'era scritto? Ti ricordi? Se caso poteva dargli la maglietta. Però ah, non, ok, beh, facile. Vedi che non fanno neanche loro i giochi di parole. Ma meno male, No, tra l'altro posso farne soltanto uno, ma perché prima, sempre allora, in redazione, a parte Marco Russo che mi ha chiesto di dirti che devi segnare al Fanta B, se no, poverino, va in difficoltà. Tu hai giocato tanti anni nella Fiorentina, giusto? Nei sì, giovani giovanili, ovviamente. Giocavi con Lorenzo Venuti, me lo confermi? Era un tuo compagno di squadra. No. Lui era più grande, no? Non l'hai incrociato? Ah, non puoi fare il gioco, perché questa se la sta preparando da almeno mezz'ora prima. Poi glielo dico. No, è stato un gran tifoso della Fiorentina in redazione che fa, mi raccomando, chiedigli quando veniva, giocava nella Fiorentina, veniva sostituito ed era la sostituzione Venuti per caso, però io poi chiuderei completamente. Non abbiamo giocato. Chiudiamola qua. È stato un gran momento. Tornando un pochino più seri, invece, io volevo chiederti un'altra cosa, invece, come curiosità, guardando in prospettiva e riguardo al futuro magari anche a breve termine, perché ripeto siete lì in lotta per andare su in Serie A, sicuramente segui la Serie A, sicuramente stai guardando questa stagione, c'è uno o più di un giocatore che ti piacerebbe sfidare arrivando in quella categoria, riconquistando quella categoria? No, ovviamente se dovessi conquistare quella categoria o arrivarci, ovviamente giocare con qualche compagno che ha avuto in precedenza, come avete nominato voi prima, Chiesa, Zaniolo, Castrovilli, che hanno giocato con me lì. E poi sono di La Spezia, loro penso li conosci proprio da piccolo piccolo? Sì, esatto, Zaniolo sì, è di La Spezia. Zaniolo, infatti. Sì. Chiesa comunque ha giocato 10 anni nella Fiorentina, siamo cresciuti insieme, quindi affrontarli sarebbe bello e emozionante. Giravaro invece ti chiede il gol più bello che hai fatto in carriera, che è sempre difficilissimo da ricordare, perché poi i gol più belli... Forse l'ultimo, sì, l'ultimo dice... credo, l'ultimo che con la SPAL è forse stato il più bello che ho fatto. Tanta roba, meno male. È tanta roba quello. No, perché poi giustamente di solito la risposta è sempre ma più bello è difficile, più pesante magari te lo ricordi. Sì, importante. Poi chiaramente mano a mano che va avanti la carriera si sommano, no, le emozioni, si sommano i gol e quindi diventa ancora più complicato. Esatto. Però l'importante è augurarsi e ovviamente segnarne il più possibile. E senti, invece in spogliatoio sei seduto vicino a qualcuno, a qualche compagno e se hai un amico in particolare appunto di spogliatoio? No, amici siamo, una di queste forze di questo gruppo è proprio questa, siamo tutti molto legati tra di noi e vicino a me c'è seduto il capitano Lucioni e Califa, un altro nostro compagno. Lucioni, a livello di carisma, penso vi trasmetta tanto? Sì, molto, molto. Infatti è una fortuna averlo in squadra con noi, sia in campo che fuori, è una persona che ci trasmette tanto. Ti dà dei consigli? Averlo seduto vicino a me mi dà tanti consigli, e sempre lì sul pezzo, appena vede che posso un po' sedermi... Che ti distrai un attimo, ti tiene pungolato. Mi tiene... vivo. Quello è il lavoro del capitano, per forza, soprattutto con i compagni... No, poi soprattutto di uno come Lucioni, che comunque ha una grande esperienza, ha giocato in Serie A, credo che ogni consiglio venga raccolto in maniera ovviamente propositiva, dal punto di vista poi di un ragazzo giovane. Senti, e invece di Moro e Mulattieri, come vi trovate? Bene, molto bene, siamo amici, e sono i nostri bomber, e speriamo che continuino così perché stanno facendo grandi cose.
Tra l'altro tutte e due a rete contro il tuo Cosenza, tu sei entrato poi a partita iniziata e sei comunque riuscito a dare la tua spinta. Secondo te la differenza, perché sei partito titolare sostanzialmente in quasi tutte le partite, la differenza tra partire dal primo minuto e poi subentrare a livello mentale, che scatto deve fare un giocatore? No, è uno scatto che deve essere fondamentale perché ovviamente uno non è che può giocare tutte le partite con gli infrasettimane, comunque il campionato è lungo, il gruppo è ampio e quindi deve essere pronto sia a giocare titolare che a subentrare. La differenza c'è da giocare all'inizio e entrare dopo, però piano piano devi acquisire consapevolezza che anche quando entri dopo o giochi dall'inizio, devi essere sempre pronto e trovare la modalità giusta per entrare in partita. Come dice Spalletti, ognuno ormai è titolare del proprio tempo, È no? vero, è vero. È titolare del proprio Sì. tempo. Prende proprio bene questa frase. Ronaldo o Messi, così te lo chiedono secco. Babum. Messi. Messi. Sono con Messi. te. Tanto non sbagli mai. Qualità. Comunque rispondi alla Sì, vabbè. Nessuno sicuramente ti viene a tirare le orecchie. Non c'è No. risposta No, sbagliata. però giustamente una logica anche questa risposta, E invece a anche perché livello. Perdonami. sì, ovviamente ha Uno una viene logica giocatore, credo, no? anche come modo di giocare è più tra virgolette simile al mio, esatto. Era questo, secondo Senti, me. siamo alle battute finali. Invece, per quanto riguarda la Serie A, ci torniamo un attimo. La squadra che ti sta impressionando di più, sei insomma anche tu ammirato da quello che fa vedere il Napoli? Oppure c'è qualcun altro che ti piace dal punto di vista proprio del gioco espresso? No, quello che sta facendo il Napoli con questa continuità, non c'è, adesso non c'è nessuna squadra che sta facendo quello che fanno loro. Quindi il Napoli mi sta stupendo alla grande, stupendo. Ovviamente è una squadra forte, però questa continuità che sta avendo adesso è davvero impressionante. No, però era giusto secondo me il verbo, perché alla fine, all'inizio di questo Ha campionato, stupito non so in tutti. quanti l'avrebbero collocato lì, con questa qualità, con questa capacità, quindi Sì, soprattutto spesso. ancora di più in fase di mercato, no? Perché poi sono arrivati dei nomi che oggettivamente conoscevano veramente in pochi e si stanno dimostrando i valori che fanno la differenza. Esatto. Spesso ha fatto grandi prestazioni in questi anni il Napoli, però Sì, mai con no, questa quello. continuità. È vero. Questa continuità è devastante, davvero. Bene, hai pensato quello che dovevi pensare nel Cioè, alla frattempo che abbiamo promessa, chiacchierato? hai una mezza idea, non lo Abbiamo so. chiacchierato, poi. Ti abbiamo distratto. Esatto. No, però, dovesse il Frosinone, dai, qualcosa sa da fare, dai. Allora, intanto partiamo da cosa semplice, appunto. Se dovessi segnare il prossimo Ah, il gol, prossimo gol, dai, più facile. un'esultanza particolare, qualcosa. La di Zazon, dai. Dai, La dai, di la di Zazon, Zazon, la di Zazon, la di fantastico, Zazon. fantastico, questa bellissima. Straordinario. E Invece poi quella super quella super super, no, ti dovesse. tocca perché l'anno scorso, ditene, dico soltanto una per dire: Bonazzoli che si salva con la Salernitana offre i cornetti in piazza in centro Salerno, cioè delle robe E li ha offerti. straordinarie, no? Allora, se il Frosinone viene in Serie A, Giuseppe Caso. Offre una cena a tutta la squadra, a tutto lo staff, Questa te la segnano e a subito, andiamo segnali. ai due, dai. Vai, Andiamo e tutti a questo era l'obiettivo. Tutti a Frosinone. Frosinone, Bravo. andiamo su. Ti A me manchi a ritorno volte che sei, sul bravo. campanile. Io voglio tornare sulla torre di Bravo. Frosinone, che è straordinario. Va bene, Giuseppe, che dire? Noi ti ringraziamo di questa mezz'ora fantastica. Grazie E in bocca al lupo, ovviamente, per il resto della stagione. Mi raccomando, la Didi a voi. Dazone nel Noi facciamo così. prossimo. La Didi Zazon, va benissimo. In bocca al Grazie mille, lupo. Giuseppe. Ciao, Buona ciao. giornata, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Fede, grazie mille. È stato Grazie a te. un post pranzo molto interessante con Giuseppe Caso. Abbiamo scoperto qualcosina di più su di lui e sul Frosinone. E gli appuntamenti sono sempre i soliti per il prossimo weekend che arriva, che è un super weekend, È un super ragazzi. weekend, Super weekend. Non cioè, ci stiamo dentro, trova un ragazzi. momento in cui uno non sta davanti alla televisione a vedere DAZN e le partite che ci saranno. È Cioè. impossibile, ragazzi. Si comincia domani con kick-off e poi non stop, non No ci si stop. ferma con grandissima qualità. Hai citato qualcuno? No. Ah, no. Dai, ci vediamo alla prossima, anche perché ovviamente poi tornerà anche DAZN Talk settimana prossima. Il mercoledì con la serie A, il giovedì con la serie B, Non ci quindi fermiamo mai. sempre con voi. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.